A tutte e a tutti, io sono Giuseppe Martinico, insegno diritto comparato alla Scuola Superiore Sant'Anna e ho il piacere di coordinare questo incontro, che è un incontro organizzato all'interno dei Sant'Anna Lega Study e Seminars, programma che coordino con Giacomo Delle Donne e Filippo Pontanelli, e il nostro primo evento in presenza dopo quasi 2 anni, quindi siamo felici, diciamo doppiamente felici, ed è un evento che abbiamo pensato per tanto tempo, perché questo libro, oltre ad essere uno dei libri più importanti degli ultimi mesi, è stato anche un libro giustamente molto annunciato. Ne ho parlato molto con il suo autore, l'amico Tommaso Greco, anche prima che uscisse, quindi siamo felicissimi di poterlo presentare in presenza e di poterlo fare con tanti esperti che affronteranno il tema del rapporto fra legge, diritto e fiducia da prospettive complementari. Quindi io mi limito solo a diciamo a coordinare il traffico, farò un po' il vigile urbano e dopo aver ringraziato tutti i nostri ospiti, c'è cioè Tommaso Greco, che è l'autore del libro, che è professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Pisa, Stefano Ceccanti, professore della Sapienza e anche onorevole, come sappiamo, Camera dei Deputati, Enza Pellecchia, collega che insegna diritto privato all'Università di Pisa, ed Emanuele Rossi, che interverrà da remoto, ordinario di diritto costituzionale della Scuola Sant'Anna. Le ringrazio e do immediatamente la parola a Tommaso. Questo è un libro che merita davvero una discussione approfondita, perché un grande errore che si potrebbe fare è quello di fermarsi al titolo. Invece è un libro in cui si parla di tante cose, e soprattutto non si dà una visione solo irenica del diritto. Anzi, ci ho trovato molti riferimenti a Jhering, all'importanza dei conflitti, anche nella critica che a Machiavelli comunque si riconosce l'importanza anche a volte che i conflitti possono avere nella vita delle comunità politiche e giuridiche. Quindi è veramente un libro che va discusso, che ha 2 grandi meriti, e poi lascio la parola a Tommaso. Riesce ad arrivare a un pubblico molto ampio. Però allo stesso tempo non rinuncia alla complessità, e questa è una grande cosa, perché siamo un po' in una fase caratterizzata da riduzionismi, utilizzo di questo termine che è proprio dello studio dei fenomeni complessi. Ci affidiamo spesso a dicotomie che semplificano e che oppongono, invece l'autore qui riesce veramente a dare giustizia alla complessità di questi fenomeni. Quindi, detto questo, io lascio subito la parola all'amico e collega Tommaso Greco. Mostro anche qui il libro, insomma è molto già conosciuto, è stato già de decenzito, ma mi fa piacere, diciamo, esibirlo. Prego, Tommaso. Allora, innanzitutto grazie a Giuseppe Martinico, amico e collega che si è sobbarcata l'organizzazione di questo incontro. Appunto, era da un po' che parlavamo di questo libro, da prima che uscisse, e lui da subito si era prenotato, diciamo, per una presentazione, quindi lo ringrazio davvero tantissimo, perché mi fa un piacere enorme presentare il libro qui al Sant'Anna e presentarlo poi con i colleghi e le colleghe che sono state coinvolte e che ringrazio per la disponibilità. Allora, partiamo
non perdo troppo tempo, faccio quello che mi è stato chiesto di fare, cioè una rapidissima introduzione, soprattutto magari ad uso di chi non ha ancora letto il libro, cercando di sottolineare alcuni punti, poi in realtà la discussione la faremo sulla base di quello che ci diranno i relatori. Allora, io intanto perché ho scritto questo libro? Era da tempo che sul mio computer avevo aperto un file che si intitolava, come si intitola ora il secondo capitolo del libro, cioè con una citazione di Machiavelli, che è quella presa dai discorsi, dai discorsi 1, o meglio, dai discorsi 1-3, diciamo, dove Machiavelli dice ai legislatori della Repubblica che devono fare le leggi pensando e ipotizzando tutti gli uomini rei e che abbiano a usare la malignità dello animo loro. No, a me è capitato tante volte, tutti gli anni, insegnando e facendo un corso che prevalentemente è di storia della filosofia del diritto, quindi quando parlo e dedico abbastanza spazio a Machiavelli, mi confronto con questa indicazione di Machiavelli e quindi poi faccio la mia riflessione su questo passo, dicendo ai futuri giuristi: guardate che qui siamo al cuore della nostra cultura giuridica, cioè una cultura giuridica basata sulla sfiducia, basata sulla totale negazione di tutto ciò che nell'uomo ci può essere anche di positiva relazionalità nei confronti degli altri, e quindi secondo me su questo dobbiamo fare una riflessione, cioè se è adeguata una cultura basata sul sospetto come questa che Machiavelli suggerisce, oppure se possiamo fare qualche riflessione critica. Quindi da tempo avevo, da molti anni avevo in mente di fare questa cosa, e poi in realtà l'occasione per scrivere prima un articolo lungo e poi il libro è stata davvero un'occasione, perché si è presentata la possibilità di partecipare ad un progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa sul tema della fiducia, e lì mi è scattato, diciamo, finalmente posso fare quello che voglio fare da tempo e che non ho mai fatto. Quindi questo un po' è l'antefatto, e ovviamente ha aiutato anche il periodo pandemico, diciamo così, no? E può essere da un certo punto di vista considerato uno dei tanti libri che sono nati dalla pandemia, non solo perché quel periodo, cioè, o questo periodo, ahimè, ancora ha stimolato secondo me riflessioni interessanti, ma anche perché c'è stato poi oggettivamente il tempo anche, no, di mettersi lì e di fare di scrivere con calma, anche se non è un libro sulla pandemia, ovviamente. Quindi scrivere sul machiavellismo giuridico cosa voleva dire? Scrivere, appunto, fare una critica del machiavellismo giuridico? Voleva dire, dal mio punto di vista, fare una critica innanzitutto del modello di uomo che Machiavelli presenta nel Principe, un po' in tutte le sue opere, e della cultura giuridica che da questa derivava. Cioè una cultura giuridica, appunto, che insiste sul fatto che innanzitutto bisogna diffidare dell'altro. Allora, ovviamente questo lo si può fare in molti modi, attraverso molti registri, diciamo, e il registro più rischioso era quello della predica, no? Quello di dare un'immagine, appunto, edulcorata, o un'immagine irenica, o un'immagine idealistica dell'uomo. Questo è un rischio che io spero, ho cercato sicuramente di evitare, spero di aver evitato. Qui non si tratta di presentare una immagine idealizzata dell'uomo, di far passare, no, la classica contrapposizione tra le visioni negative e le visioni positive della natura umana, ma di recuperare quella parte che nelle relazioni umane riguarda la cooperazione, no? Che va verso la cooperazione, e di recuperarla non solo su un piano normativo, appunto, ma su un piano descrittivo, che riguardava, che riguarda non solo il piano etico, il piano sociale in generale, ma anche il piano giuridico. Cioè quello che io ho cercato di recuperare e di far vedere, ma in realtà emerge
spessissimo, ma insomma era al cuore della mia tesi, di far vedere come già nel diritto sia presupposto l'elemento della cooperazione, sia necessario e presupposto l'elemento della relazione tra i soggetti. Quindi questo è il punto, il che vuol dire che il diritto, anche il diritto ovviamente sanzionato, no? Come abbiamo imparato che deve essere il diritto per essere diritto, anche quel diritto lì in realtà presuppone tutta una parte precedente che rinvia alla cooperazione, che rinvia alla relazione tra i soggetti, che quindi chiama i soggetti a che cosa? Chiama i soggetti ad affidarsi reciprocamente l'uno all'altro, a creare aspettative che hanno a che fare poi nella sostanza con che cosa? Con la fiducia, cioè nel momento in cui io ho a che fare con una regola giuridica, devo adempiere ad un obbligo, devo adempiere ad un contratto, possiamo fare tutte le ipotesi che volete, io mi aspetto innanzitutto che l'altro faccia quello che è tenuto a fare. Quindi il cuore della relazione giuridica non è tanto nella previsione che si debba tenere un comportamento altrimenti si è sanzionati, chiaramente elemento presente e imprescindibile se volete del diritto, ma il cuore della relazione giuridica sta innanzitutto nel fatto che la norma giuridica crea aspettative, crea diritti e doveri reciproci che siamo tenuti ad adempiere, e quindi questo vuol dire che c'è un elemento fiduciario nel diritto. Pensare di basare tutta la normatività del diritto sulla minaccia della sanzione è un errore, a mio parere, innanzitutto dal punto di vista descrittivo, oltre che dal punto di vista anche prescrittivo, dal punto di vista, per esempio, della politica del diritto. Perché dico questo? Perché uno degli elementi, forse se volete anche l'obiettivo principale dal punto di vista politico del mio libro, è anche far fare una riflessione sul modo in cui concepiamo le regole, sul modo in cui concepiamo il diritto, sul modo in cui costruiamo le nostre regole. Io a questo ho dedicato un intero capitolo che riguarda la burocrazia, riguarda il modo in cui costruiamo appunto l'ordinamento anche amministrativo, che è basato totalmente su elementi di tipo sfiduciario. Quindi spostare l'attenzione dalla normatività garantita dalla sanzione alla normatività che già c'è, no, nella relazione giuridica, vuol dire spostare l'attenzione sulla responsabilità dei soggetti. Il che non vuol dire, naturalmente, lo ribadisco, avere una visione idealizzata di come va il mondo, di pensare che gli uomini sono gli uomini e donne, siamo qui tutti brave persone che non fanno altro che adempiere continuamente a tutto quello a cui dobbiamo adempiere, ma vuol dire recuperare proprio lo sguardo realistico su come stanno le cose. Cioè, nel momento in cui, per esempio, una relazione giuridica non viene realizzata nel modo in cui dovrebbe esserlo, perché magari qualcuno viene meno ad un proprio dovere, questo non smentisce la tesi della fiducia, no? Nel momento in cui noi abbiamo necessità di adire la magistratura, di andare dall'avvocato per far valere i nostri diritti, questo non smentisce l'elemento fiduciario che c'era precedentemente, anzi andiamo dalla magistratura, andiamo dall'avvocato, ci rivolgiamo alla polizia proprio perché è venuto meno quell'elemento che quindi c'era, no? Allora si tratta di capire e di recuperare, ripeto, innanzitutto sul piano descrittivo questo elemento che io chiamo orizzontale, no? L'elemento che riguarda il rapporto tra i soggetti, elemento che a me interessa ancor più che sul piano teorico, sul piano pratico, perché a mio parere la nostra cultura giuridica, la nostra cultura civica in generale ne ha estremo bisogno. Se noi siamo abituati a pensare che abbiamo degli obblighi solo perché c'è una sanzione, c'è una minaccia, c'è una sanzione alla quale rischio di andare incontro, qual è l'effetto? L'effetto è che se io sono certo di poter aggirare la sanzione, allora viene meno il mio senso dell'obbligo, no? Se sono
obbligato solo in virtù della sanzione. Quando non c'è la sanzione, oppure quando io posso aggirarla o sono convinto che nessuno abbia visto quello che ho fatto, io vengo meno, no, all'obbligo tranquillamente. Invece no, forse bisogna cominciare ad essere consapevoli del fatto che i nostri obblighi derivano dal fatto che c'è una norma giuridica che stipula diritti e doveri, e ci sono alcune relazioni della nostra vita, direi tra le più importanti, che sono totalmente affidate al senso dell'obbligo. Obbligo reciproco. Faccio anche nel libro richiamo, anche se non sviluppo il tema, ma i due esempi più eclatanti sono quello della scuola e quello della sanità, no? Cos'è che garantisce il diritto all'istruzione e il diritto alla cura della salute se non l'adempimento costante dei doveri da parte degli insegnanti e degli studenti e da parte dei medici e dei malati? Ma insomma, in questo caso forse i doveri sono più sbilanciati nei confronti dal lato del personale sanitario. È impensabile, pensare che questi diritti possono essere davvero garantiti dal fatto che esistono delle sanzioni. Certamente le sanzioni ci sono e magari arrivano anche a punire coloro che compiono atti gravi e di violazione dei diritti, ma la realtà del diritto, di quel diritto soggettivo, passa totalmente, direi, dall'adempimento orizzontale dei doveri. Quindi questo era un po' l'obiettivo, no? Da un punto di vista teorico, ma anche pratico, che mi sono posto, che mi sono posto nel libro. Naturalmente le questioni che si aprono sono moltissime, è vero che ci sono state molte recensioni, ma mi aspetto delle critiche feroci, per esempio dal punto di vista dei teorici del diritto, perché metto in questione, forse con alcune schematizzazioni necessarie, perché altrimenti sarebbe stato un altro libro, metto in questione alcuni punti fermi, no, della teoria giuridica, però ecco, la mia voleva essere un po' una provocazione, soprattutto nei confronti dei giuristi, soprattutto nei confronti di coloro che fanno formazione giuridica, perché a mio parere per quanto riguarda la cultura giuridica diffusa, la responsabilità dei giuristi è enorme, dei giuristi in generale, noi professori, ma anche coloro che poi praticano il diritto. Quindi cercare di introdurre una prospettiva diversa, insomma, era quello che ho provato a fare con questo piccolo sasso nello stagno. Quindi io ovviamente sono contento che stia avendo un po' di riscontro, ma non tanto ovviamente sul piano personale, ma perché spero che ci sia appunto un minimo di discussione su questo. Poi nel libro ci sono tante altre cose in realtà nascoste, cioè nascoste perché gli sviluppi potrebbero essere in effetti diversi, ad alcuni avevo pensato, ad altri no, e discutendolo in effetti stanno venendo fuori molte cose, dalla giustizia riparativa per esempio ad altre questioni, è chiaro che nel libro non ci sono, se volete c'è anche, ma su questo ovviamente non mi soffermo, c'è anche una rivendicazione di un certo modo di fare filosofia del diritto. Questo è un tema che ovviamente qui io sono l'unico, mi pare, filosofo del diritto, quindi non interesserà a nessuno, però è un tema che noi sentiamo molto, no? A cosa serve la filosofia del diritto? Perché? E qual è soprattutto il dialogo che la filosofia del diritto deve avere con i giuristi, con la cultura giuridica in generale? Questo è un dibattito che tra di noi è sempre vivo. Nel libro non c'è nessuna tematizzazione, di questo argomento, però il libro è anche questo, eh? Però su questo ovviamente non dico nulla. Io mi fermo e ricedo la parola al nostro coordinatore. Grazie. Grazie Tommaso. Allora io do subito la parola al professor Stefano Ceccanti. Grazie Stefano. Grazie a tutti. Io volevo anzitutto riprendere qualche pagina del libro per rifare un po' il percorso logico che a me è sembrato più interessante, poi volevo fare oggi qualche osservazione più politica o di politica del diritto. Il libro inizia appunto spiegando che non possiamo avere una concezione così negativa dell'essere umano da costruire tutto un sistema
sull'idea di fare una marea di leggi e di leggi penali per reprimere tutto il male nel mondo. Questo è, diciamo, l'introduzione di fondo, che è un'introduzione che induce al realismo. Da qui, direi, dando i numeri come se fossimo all'otto, dando una quaterna, soprattutto per quelli che non hanno ancora letto il libro, direi che la quaterna, le quattro pagine chiave, al di là di quelle più scontate, su cui hanno già scritto tutti, le quattro pagine da quaterna per spiegare il libro sono 15, 74, 113 e 142. Che alla pagina 15 l'autore ci dice che non dobbiamo pensare che il diritto penale sia il vero diritto e tutto il resto non lo è, come conseguenza di quello che dice prima. Alla pagina 74 l'autore ci dice che i principi rivoluzionari imperituri sono tre, non due, quindi dobbiamo tenere presente la fraternità, che oggi noi più amiamo più parlare di solidarietà che fraternità, ma comunque il senso è questo, e non restringere solo a libertà e uguaglianza. A pagina 113 ci ricorda che tutta la vita, compresa la vita politica, è fatta di un mix di conflitto e di cooperazione. E per finire in bellezza, a pagina 142 l'autore ci dice che dobbiamo pragmaticamente vedere ogni volta se è il caso di mettere regole più o meno stringenti. Questo mi sembra sia il, diciamo, come lo leggo io, il percorso logico del libro. Ora, detto questo, invece, noi siamo spinti nella vita civile, ma anche politica, in una logica che è spesso che ci spinge al populismo penale. Faccio un esempio. La scorsa legislatura abbiamo fatto, io non c'ero, però cioè, governava il centro-sinistra, sono state fatte tante bellissime leggi, alcune attese da anni, penso alle unioni civili e così via. Se però uno volesse dire, ma c'è un qualcosa che non ti convince, visti i risultati, la legge sull'omicidio stradale non ha diminuito gli omicidi stradali. E forse si poteva capire anche già allora. Ora, in questi casi io faccio sempre salva la buona fede di coloro che promuovono le iniziative, però su tutte queste materie spesso vale più una serie di finanziamenti, di interventi in ambito preventivo, educativo, che non l'idea di espandere il diritto penale. Io penso che chiunque a posteriori debba dire che la legge sull'omicidio stradale non è stata una delle leggi migliori fatte nella scuola. Per parlare proprio delle cose fatte dal mio campo politico, ecco. Pure vedo ancora tanti colleghi contrari, quindi favorevoli a mantenere, per esempio, la contrarietà in Italia alla gestazione per altri, che immaginano addirittura che si debba andare a considerare diritto penale la gestazione per altri fatta all'estero anche in paesi dove essa è perfettamente legale. Ora, si può, su una cosa su cui tu non sei d'accordo e che ritieni giusto proibire nel tuo paese, superare il principio di territorialità e pensare di andare a reprimere i comportamenti in paesi dove alcune cose sono considerate legali? Che facciamo? Chiamiamo un nostro servizio segreto particolare che va a indagare in questi paesi in parallelo alle autorità? Ora, per carità, in alcuni casi anche l'idea di reprimere reati fuori dal territorio è giustificata. Quando la deputata Serafini, per esempio, fece la relatrice sulla prostituzione minorile, giustamente in quel caso fu prevista una deroga al principio di territorialità e fu deciso di andare a considerare il reato anche altrove. Però lì siamo in un caso, per esempio, in cui la prostituzione minorile ha delle convenzioni internazionali dove dappertutto è un reato. Quindi c'è una logica, cioè non stiamo chiedendo troppo al diritto in quel caso lì. In quest'altro forse chiediamo troppo al diritto. Oppure noi in questi giorni stiamo facendo tutti quanti un bilancio dei 30 anni di Mani Pulite, ma come se fin dall'inizio fosse stato giusto chiedere al diritto penale o alla repressione penale di risolvere problemi in larga parte politici. E per una corretta interpretazione dei fatti,
al netto di tutti gli errori, però noi dobbiamo ricordarci che il fallimento di buona parte della classe politica che portò alle inchieste era già evidente prima che si aprissero le inchieste. Cioè, quando una parte degli uomini politici in parte saranno stati trattati ingiustamente, sono state delle forze... Beh, però io ricordo che dopo il 1989 era evidente a tutti che occorreva cambiare passo e ridisegnare il sistema istituzionale, il sistema dei partiti. Qualcuno l'aveva capito e qualcuno non l'aveva capito. E quando nel 1990 per quattro volte il governo Andreotti mise la fiducia contro una maggioranza parlamentare che c'era, che voleva l'elezione diretta del sindaco, stava tentando un arrocco del sistema dei partiti. Quando l'onorevole Craxi invitò ad andare al mare il 9 giugno 91 contro la spinta di innovazione istituzionale referendum, era una classe politica che si stava in qualche modo suicidando, perché stava cercando di preservare delle rendite di posizione. Le inchieste sono nate dopo, cioè la magistratura, con forzature, con tendenze all'onnipotenza anche da parte della magistratura medesima, è intervenuta solo dopo che c'è stata questa crisi di consenso. E casomai, se dobbiamo indagare i limiti, li dobbiamo indagare perché non siamo riusciti a risolvere sul piano politico istituzionale una parte di quei problemi. Ma era a monte sbagliato pensare... La transizione non l'hanno aperta i magistrati. Si sono inseriti in questo e ci sono stati dei problemi, sono stati perché la politica non è stata in grado di fare fino in fondo il suo dovere. E, da questo punto di vista, poi, dal punto di vista anche proprio politico, devo dire che, come ha detto l'autore, questo libro è straordinariamente sintonico con un altro libro di un filosofo del diritto, di Gregorio Pérez Barba, che è uno degli autori della Costituzione spagnola del 78, e che splendidamente nella sua autobiografia spiega più o meno le stesse cose che spiega Tommaso dal punto di vista della storia costituzionale spagnola. Che Pérez Barba, che ha alcuni passaggi simili a quelli di Tommaso, soprattutto sul fatto che i principi sono tre e non due, e quindi che bisogna pensare anche alla fraternità o solidarietà, e spiega per esempio come è stato decisivo questo concetto nella storia costituzionale spagnola per fare una costituzione condivisa. Perché, come spiega Pérez Barba, quando noi abbiamo fatto la transizione alla democrazia, abbiamo eletto l'Assemblea Costituente, io ero nella commissione di redazione della Costituzione. In astratto gli scenari possibili erano due: che si poteva pensare di estendere la logica del conflitto anche alla Costituzione, e volendo i due partiti di centrodestra potevano a maggioranza farsi una Costituzione di centrodestra perché avevano i numeri, o viceversa si poteva scegliere, come è stato, che io spiego in quanto responsabile del Partito Socialista per la Costituzione, insieme al rappresentante dell'altro partito dominante del sistema, Unione del Centro Democratico, guidassero invece il percorso su una Costituzione condivisa insieme agli altri due partiti minori, il Partito Comunista e l'Alleanza Popolare, e da lì, avendo costruito il consenso e la cooperazione sulla Costituzione, si fosse poi possibile andare anche a un'alternanza di governo, anche con posizioni secche alternative, ma perché il conflitto era possibile, perché poggiava sulla cooperazione. Quindi Pérez Barba rifà lo stesso percorso logico sui tre principi di Tommaso e poi ci spiega come concretamente il diritto costituzionale ha interpretato, e la storia costituzionale ha interpretato, questo. Io penso che appunto dovremmo questi insegnamenti sulla fiducia, sul mix di cooperazione e conflitto, vale in tutti gli ambiti disciplinari, vale per il diritto costituzionale e vale per la politica. Grazie. Grazie Stefano, io lascio subito la parola alla collega Enza Pellecchia. Prego Enza. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
ho accettato con piacere l'invito a presentare il libro di Tommaso Greco, che prima che è un collega è per me un amico caro e persona di cui ho grandissima stima. Ma quando sono stata coinvolta, io ho visto anche un po' la composizione del tavolo dei relatori, ho subito fatto la domanda, ma ci si aspetta da me che faccia la privatista? E quindi ho chiesto a Tommaso: Tommasone, che devo fare la privatista, visto che è la disciplina che insegno? E Tommaso molto garbatamente mi ha risposto: tu fai la pellecchia, non la privatista, e quindi fai quello che vuoi. E quindi io sono qui come privatista, ma nella mia integralità della pellecchia, e dunque nella integralità della pellecchia, oltre che la giurista privatista, ci sono la pacifista, la femminista, la buddista, la studiosa della mediazione dei conflitti, eccetera. E quindi farò delle considerazioni sparpagliate, raccogliendo un po' delle suggestioni che il bel libro di Tommaso ha suscitato in me. Tommaso parte dal modello sfiduciario, ci sono delle affermazioni su cui mi sono particolarmente soffermata. C'è un nesso tra il modo in cui pensiamo il diritto e il modo in cui pensiamo l'uomo. Esiste un'obbedienza alla norma motivata dal fatto che la norma ci chiede di tenere un comportamento nei confronti di altri soggetti, e noi teniamo quel comportamento perché riconosciamo le ragioni dell'altro. Ora, questo mi sembra uno dei passaggi più interessanti del libro, perché pone in evidenza il legame che c'è tra l'obbedienza e la responsabilità, fondate sul riconoscimento dell'altro. Questo riconoscere l'altro significa assumerlo comunque nel nostro orizzonte, non solo di pensiero ma anche di azione, e di azione in relazione all'obbedienza che dobbiamo alla norma, ma anche, e ho trovato questo ulteriore passaggio molto interessante, in relazione alla disobbedienza che talvolta è necessario tenere rispetto alla norma, se la norma assume in sé una prospettiva di bilanciamento di valori che si traduce in un prevaricare, in un non riconoscere la dignità dell'altro o la dignità di qualcuno o di minoranze o di particolari soggetti. E dunque il legame ubbidienza-responsabilità, nella sua duplice valenza, anche con riferimento alla possibile disobbedienza, l'ho trovato uno dei passaggi più interessanti del libro. L'autore mette in guardia dal ruolo apparentemente ridotto della fiducia nel diritto, quasi che ad esempio il diritto dovesse essere solo rimedio alla mancanza di fiducia. Questa è una prospettiva che, da privatista, già che tale comunque sono anche, il diritto privato conosce molto bene. Nel diritto privato certamente ci sono istituti che fin dalla tradizione del diritto romano si fondano, proprio si incardinano sulla fiducia. Pensiamo a tutta la tradizione dei contratti fiduciari nel diritto romano, che sarebbero impensabili senza appunto l'elemento della fiducia. Ma aggiungo che non solo nell'ottica ad esempio della responsabilità contrattuale, e quindi la fiducia violata e il diritto che interviene per reagire a quelle condizioni di fiducia che non sono state mantenute, c'è una curvatura ulteriore che la questione della fiducia ha assunto negli ultimi decenni, direi, ed è una curvatura molto mercantile, molto mercantilista, anzi direi, del diritto privato, soprattutto nell'ottica del diritto dei consumatori. Tutta la legislazione comunitaria da 30 anni a questa parte è costruita nell'intento di promuovere la fiducia dei consumatori nel mercato e nella trasparenza e nella correttezza dei comportamenti dei soggetti, affinché consumatori fiduciosi possano abbiano una maggiore propensione poi al consumo, in un sistema nel quale il consumo poi è il volano dell'economia. E dunque la fiducia come obiettivo da raggiungere in un'ottica mercantilista. Altro passaggio che mi ha interessato: valorizzare i profili di relazionalità
che nel diritto già ci sono. Ecco, questo è un tema per me interessantissimo. E l'aspetto molto interessante del libro di Tommaso Greco, io l'ho colto proprio nell'elemento della relazione, no? Più che sulla fiducia, l'elemento della relazione. E abbiamo avuto varie volte modo di confrontarci su questo tema della relazione e, nel diritto, una relazione che non è fondata semplicemente su costruzione di relazioni tra situazioni giuridiche soggettive nei termini semplici di diritto e obbligo, ma si presta a sfaccettature molteplici e differenti. Sono allieva di una maestra che si chiamava Lina Bigliazzigeri, che è stata una maestra straordinaria per la sua lungimiranza e per la capacità che ha avuto negli anni 60 del secolo scorso di introdurre con forza il tema della relazione al di fuori dell'ottica diritto-obbligo, introdurre il tema della relazione nel diritto. Facendo... Scusa, niente. Sì. Prego. L'abbia chiuso adesso. La chiuso, sì. Perfetto, scusa. Sì. No, niente. Facendo anche delle fughe in avanti rispetto a situazioni giuridiche soggettive da lei costruite in maniera assolutamente originale, penso alla figura dell'interesse legittimo nel diritto privato come figura giuridica soggettiva che serve a tenere nell'orizzonte di chi ha un potere da esercitare la necessaria considerazione della situazione di un altro soggetto, il soddisfacimento del cui interesse non passa attraverso l'attribuzione al soggetto medesimo di un diritto di azione, come è nel diritto soggettivo, ma nell'affidarsi al fatto che il soggetto contrapposto, titolare di un potere, eserciterà questo potere anche nell'interesse del soggetto contrapposto. E quindi c'è molto nel diritto che è fondato sulla fiducia e sulla relazione, e c'è già e che andrebbe valorizzato e ripreso, e dunque rendere visibile lo spazio della fiducia. E poi il tema della cooperazione e del conflitto. Cooperazione e conflitto entrambi necessari e presenti nel diritto. Ora, cooperazione e conflitto vengono presentati nel libro come contrapposti, come se appunto fossero l'uno fossero su due sponde differenti. Diciamo, da studiosa dei conflitti, nell'ottica soprattutto della trasformazione non violenta dei conflitti, assumo invece che il conflitto sia una dimensione fisiologica e necessaria, e il modo di affrontare il conflitto possa evolvere o nella cooperazione, dunque possibilmente anche nella trasformazione non violenta, oppure invece nella sua soluzione con metodologie diverse e che danno invece spazio alla prevaricazione e a forme di violenza. Quindi ecco, se un suggerimento posso dare a Tommaso, non è quello di mettere cooperazione e conflitto come elementi contrapposti, ma il conflitto è dimensione fisiologica, la cooperazione è uno dei modi possibilmente auspicabile di affrontare il conflitto e dunque proprio rivalutare il conflitto nell'ottica relazionale. E mi fa piacere che prima Tommaso, nella sua introduzione, abbia richiamato come possibile sviluppo futuro una riflessione sul tema della giustizia riparativa, già che questo era proprio uno dei temi su cui volevo richiamare l'attenzione. E aggiungo che, oltre che alla giustizia riparativa, maturando sempre di più, non solo nell'ambito della riflessione giuridica e non solo, ma anche nell'ambito proprio delle modalità concrete di affrontare i conflitti, il tema della mediazione, il tema della cosiddetta giustizia consensuale. I conflitti appartengono infatti alla dimensione fisiologica, e affidare la soluzione dei conflitti soltanto a regole coercitive
competitive fondata sulla logica del uno vince e l'altro perde non giova alla pacificazione e a uno sviluppo diciamo anche decente di relazioni sociali. Promuovere attraverso la mediazione anche una autoresponsabilità ed un coinvolgimento dei soggetti confliggenti nella ricerca della soluzione può promuovere logiche che abbandonano la prospettiva del uno vince e l'altro perde e approdare invece a prospettive diverse, quello del vinci-vinci, il win-win che si potrebbe perseguire. E, ovviamente parlando di conflitti non possiamo fare a meno di pensare a conflitti grandi, a conflitti immensi, mi viene spontaneo pensare a quanto sta avvenendo molto vicino a noi nel cuore dell'Europa e anche lì non posso fare a meno di sottolineare il fallimento del paradigma sfiduciario nelle relazioni internazionali, un paradigma sfiduciario che ha nella proliferazione nucleare e nel paradigma della deterrenza nucleare la sua più sconsiderata manifestazione. Il fatto che la minaccia nucleare sia stata esplicitamente agitata in questi ultimi giorni è una cosa che mi fa molto paura, perché la deterrenza nucleare si fonda sulla distruzione reciproca garantita e non mi pare un bel modo di affrontare un conflitto nel quale la minaccia di distruzione dell'altro deve essere una minaccia credibile. Come si possa costruire fiducia su questo mi risulta molto misterioso, oltre al fatto che la deterrenza nucleare non pone assolutamente all'interno della propria riflessione la considerazione di una variabile che è quella che ormai gli scienziati, ma anche diciamo gli studiosi in genere di equilibri internazionali considerano il più grande pericolo, quello della guerra nucleare accidentale, quello dell'incidente umano, eccetera. E infine, sempre a proposito di conflitti e di necessità di fiducia, voglio dire due parole su questo mi avvio alla conclusione, sui conflitti nelle piazze di queste settimane, soprattutto sui conflitti che hanno visto i giovani come protagonisti. Anche oggi è una giornata di manifestazioni studentesche e gli studenti e le studentesse stanno manifestando contro una cosa che dice molto sul modo in cui stiamo pensando la scuola. Il fatto che stiano manifestando per il modo in cui è stata concepita l'alternanza scuola-lavoro e per il fatto che, come se non bastassero le vittime del lavoro numerosissime e inaccettabili, adesso cominciano ad esserci anche vittime dell'alternanza scuola-lavoro. Le manganellate delle settimane scorse sono state una rottura molto grave, una minaccia molto grave alla fiducia nelle istituzioni. E il tema è certamente un tema delicatissimo, complicatissimo. Il mio collega e amico Roberto Cornelli, che si occupa di studiare la forza della polizia, che è un tema delicatissimo, nei giorni scorsi ha scritto un bell'articolo intitolato «Le prime manganellate non si scordano mai». Credo che questo tema della fiducia che le giovani generazioni devono poter avere nella polizia come elemento importantissimo di equilibrio sociale, di regolazione, di salvaguardia di tantissimi interessi, vada al più presto ripristinato e si debba porre moltissima attenzione a questo profilo. Ed è proprio pensando ai giovani e alla necessità che abbiano fiducia, che chiudo con una frase di Maria Zambrano che mi ha colpito proprio perché c'è il tema della fiducia. E questa frase è: le radici
devono avere fiducia nei fiori. E dunque abbiamo molto anche da fare per promuovere e conquistarci fiducia proprio guardando al futuro. Grazie. Grazie a Enza Pellecchia. E adesso lascio la parola a Emanuele Rossi, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, perché insomma insegna qui alla Scuola Superiore Sant'Anna ed è un grande esperto anche di questi temi. Quindi grazie a professor Rossi e le lascio la parola. Sì, grazie, spero vi possiate sentire. Sì, si sente bene. Allora intanto mi scuso molto con tutti gli amici che sono lì presenti per non essere con voi. Insomma, sono stati problemi organizzativi che mi hanno impedito di essere oggi a Pisa e tuttavia sono ben contento e felice di poter dare il mio modestissimo contributo alla discussione su questo volume dell'amico Tommaso Greco, che saluto in modo particolare, che, insomma, se posso fare una battuta, insomma, ci dimostra come anche i filosofi parlano di cose molto utili alla realtà, cioè alla concretezza della vita, no? Banalmente, se pensiamo alla vicenda che abbiamo davanti dell'uso del bonus del 110%, insomma, emerge chiaramente come il tema della fiducia e della legislazione e della poi applicazione della normativa, insomma, investe le varie dimensioni, ecco, del rapporto tra pubblico e privato in relazione proprio alla fiducia e al meritare fiducia. Detto questo, insomma, vorrei meglio approfondire alcuni punti, ancora scusandomi per non aver, diciamo, ascoltato bene tutti quelli che hanno parlato prima, avevo un altro incontro precedente e quindi magari qualcosa posso avere, mi potrei ripetere su cose che sono state già dette. Allora, io ho molto apprezzato questo libro che ho letto con attenzione appena mi è arrivato, perché tocca un tema che è profondamente, direi, di diritto costituzionale. Diritto costituzionale, e ce lo dice chiaramente l'autore, no? Ad esempio, quando subito in uno dei primi passaggi ci dice che il diritto ci chiede di fidarci l'uno dell'altro, e lo fa nel momento in cui stabilisce quali sono i diritti e i doveri reciproci all'interno di una qualsiasi relazione da esso regolata. E poi ci dice anche che la legittimità e l'efficacia di una Costituzione deve basarsi sulla libera, convergente accettazione da parte delle presenze politiche e sociali, basata sulla fiducia nel rispetto della reciprocità. Ecco, io sono profondamente convinto della verità di queste affermazioni e ritengo che il diritto presupponga la fiducia dei consociati ad esso, cioè che i consociati, che il diritto funziona, no? Il diritto ha possibilità di svolgere la propria funzione proprio in quanto si basa su una, diciamo, su una dimensione fiduciaria da parte dei consociati, o perlomeno, direi, della sua accettazione. Cioè, in sostanza, c'è un'adesione fondata sulla condivisione della bontà della regola posta. Io rispetto una regola di diritto perché condivido la bontà di quella regola, la ritengo utile, ben fatta,
anche una visione che non si basa su questa condivisione, anzi che magari fa sì che l'interessato, il destinatario non la condivida, però è basata sulla consapevolezza di far parte di una società e dalla conseguente necessità di accettarne le regole. Io non condivido una regola che la legge pone, però faccio parte dell'ordinamento, so che le regole devono essere rispettate, che a volte diciamo può prevalere un'idea, un interesse diverso dal mio, ma accetto diciamo di condividere l'appartenenza allo stesso ordinamento. Ecco, di fronte a questo io credo che l'ordinamento dovrebbe tendere con maggior forza alla prima dimensione, quella cioè in cui il destinatario condivide anche la bontà della regola, considerando la seconda come possibilità residuale. E in fondo la vicenda, se vogliamo, mi pare così che averla ricostruita, che abbiamo vissuto tra l'epidemia Covid e i vaccini, il Green Pass, ecco, dimostra che l'obbligo è una scelta che privilegia la fiducia sulla forza coercitiva del diritto. Insomma, se si è scelta la via del Green Pass invece che quella dell'obbligo vaccinale, io credo che si sia proprio seguita questa strada, no? Della forza coercitiva, della valore della fiducia in qualche modo, no? Della condivisione piuttosto che la forza coercitiva del diritto. È certo che questo però, se è vero, ci aprirebbe a molti altri temi, no? Penso ad esempio all'esigenza di una comunicazione, di un'informazione che sia adeguata, no? Perché se io devo condividere la regola, bisogna che qualcuno con la regola me la spieghi per bene e mi convinca della bontà della regola. E quindi la fiducia richiede conoscenza, ma talvolta non tutto si può conoscere, no? E quindi qui viene all'emergenza il tema del diritto della scienza, della fiducia nella scienza e nel diritto che ne fa proprio le conquiste e così via. Insomma, temi che ci porterebbero molto lontani, ma che credo proprio riferiscano a questo tema che l'autore ci pone con forza dell'esigenza della fiducia. Detto questo, però, io credo che bisogna anche considerare, come l'autore opportunamente fa, un altro versante del diritto, perché il diritto è, insomma, nasce, no? Lo sappiamo bene, il diritto costituzionale in particolare, nasce come limite al potere, e chi ha il potere può avere interesse in certa misura anche egli al diritto, e quindi può avere fiducia nel diritto, perché consente un ordine, no? Consente che diciamo, gli altri siano in qualche modo ordinati e quindi siano subordinati anche a certe regole. Ma nello stesso tempo, colui che detiene il potere può avere anche timore nei confronti del diritto, può avversare il diritto perché lo limita, e perché quindi svolge la sua funzione che tende a diminuire il proprio potere. Insomma, si può dire, quando ad esempio l'autore dice che la priorità del negativo, no, appartiene alla tradizione della moderna filosofia politica occidentale e bisogna metterla in questione, no? Cominciare un discorso che volesse alludere quantomeno ad una priorità del positivo, cito dal libro di Tommaso Greco. Ecco, è evidente che il diritto quindi non è uguale per tutti, il diritto non è neutrale. La legge non può essere neutrale, ce lo può insegnare bene Stefano Ceccanti, perché seleziona interessi, ne soddisfa alcuni e limita o impedisce altri, e quindi può essere negativo per alcuni il diritto e positivo per altri. È in gioco naturalmente della maggioranza, salvo il rispetto dei limiti costituzionali che conosciamo. Ma c'è un altro tema che il libro affronta, almeno che io ho tratto dal libro e che mi ha particolarmente interessato, è quando, diciamo, si parla di una fiducia, per così dire, dal cittadino verso
E ci dice l'autore, insomma, con una sorta di paradosso, che ciascuno di noi è chiamato ad essere solidale proprio perché non lo è, no? Siamo chiamati ad essere solidali perché non lo siamo. O non è piuttosto la solidarietà un aspetto intrinseco e ineludibile del diritto stesso? Ecco, io credo anch'io che la solidarietà sia un elemento essenziale di ogni ordinamento giuridico, almeno appunto nei suoi termini essenziali, nei suoi contenuti fondamentali, insomma. Indipendentemente in qualche modo dal suo riconoscimento esplicito, cioè ogni ordinamento ha bisogno che i cittadini si sentano appartenenti alla collettività e che diano il loro contributo alla collettività, indipendentemente dal fatto che ci sia un principio costituzionale che lo impone. Il che naturalmente non rende inutile, no, il riconoscimento del principio di solidarietà, perché lo valorizza, lo riconosce e gli dà in qualche modo forza. Tuttavia, vorrei sottolineare come per il cittadino solidarietà significa, in base alla Costituzione, adempiere ai doveri che essa impone. Potremmo dire quindi che è una solidarietà forzata, una solidarietà imposta, appunto doverosa, che in parte almeno prescinde da una fiducia nella bontà dei doveri. Insomma, bisogna adempiere i doveri indipendentemente dal fatto di condividerli, no? Come si devono pagare le imposte indipendentemente dall'essere contenti o convinti della bontà di esse, o si doveva una volta svolgere il servizio militare anche se magari non se ne condivideva o non se ne apprezzava l'utilità. Quindi c'è una solidarietà in qualche modo forzata, obbligatoria, che tuttavia anche qui, insomma, sarebbe compito dell'ordinamento il rendere più possibile frutto con la solidarietà forzata di una condivisione. Insomma, sarebbe naturalmente preferibile che le persone, ecco, apprezzassero la utilità dei doveri imposti e se ne facessero in qualche modo. Ecco, tutto questo, io credo, questa, e vado verso la conclusione, questa dimensione della fiducia che opportunamente l'autore colloca all'interno dei principi costituzionali, ecco, riguardi poi tutte le dimensioni dell'ordinamento, direi non soltanto la legge, ma l'autore bene lo dice questo, ma anche la sua applicazione, in primo luogo la sua applicazione in sede amministrativa. E io cito sempre, ma mi piace ricordare, un esempio su questo che mi faceva riflettere, che un mio collega mi raccontò qualche anno fa, su come nell'ambito dell'Unione Europea vengono finanziati i progetti di ricerca, qual è la logica che sottostà alla procedura adottata a livello di Unione Europea rispetto alla logica italiana. Lui mi diceva, vedi, quando si va di fronte all'Unione Europea, alla Commissione, e la Commissione ti approva un progetto, la Commissione ti dice, guarda, questi sono i fondi, non mi interessa come tu li spendi, però voglio che tu mi porti il risultato che mi hai promesso. Dice, quando io poi vado in Italia, il procedimento è esattamente l'opposto. Questi non mi dicono, a me non interessa qual è il risultato che mi porterai, però l'importante è che tu quei soldi li spendi secondo le regole e i criteri che io ti do. Ecco, che è esemplificativo a mio parere di come, no, sì, l'amministrazione vive il rapporto di fiducia. Non mi fida, l'amministrazione fondamentalmente non si fida, attraverso questo esempio, di come il ricercatore utilizza i fondi, e quindi vuole che verificare punto per punto, soldo per soldo, euro per euro, come quei fondi vengono spesi, il che fa però perdere di vista il risultato finale, cioè ciò che si dovrebbe invece
maggiormente, su cui si dovrebbe maggiormente concentrare l'attenzione, cioè il risultato appunto del progetto. Ecco, è un esempio che vorrei portare per capire che, ma insomma, chi di noi ha rapporti con la pubblica amministrazione, tutti li abbiamo, sa che lo possiamo estendere a quasi ogni settore della pubblica amministrazione. Cioè, c'è sempre un atteggiamento, per così dire, no, di sfiducia nei confronti dei cittadini. In qualche modo si muove dal presupposto che si voglia eludere la legge e quindi si rincorre un bersaglio, come questo lo fa anche la legge, che continuamente però fugge, insomma, e diventa imprendibile, per cui noi abbiamo anche questa legislazione o questa regolamentazione in sede amministrativa, no, che cerca ogni volta di chiudere il recinto sempre di più per impedire che si possa fuoriuscire con delle diciamo illusioni, ma poi tutto questo non si riesce a fare, e allora qui poi tutte le accuse sulla legislazione che è eccessivamente pedante e così. Ecco, un'ultimissima considerazione. Nel libro, che ripeto molto apprezzato, a un certo punto si dice: a maggior ragione emerge che non può esserci diritto senza che sia implicito un elemento di relazione fiduciaria tra i soggetti entro i quali un ordinamento giuridico viene a stabilirsi. Ecco, ritengo che il libro ci aiuti a pensare e a riflettere che, al di là, diciamo, che per migliorare la qualità del lavoro delle istituzioni, no, a tutti i livelli, lo diciamo spesso, ma occorre ribadirlo ancora, serva una mentalità, un'educazione, una formazione dal basso, serva ancora di più, diciamo, che le persone siano convinte, ecco, della necessità di essere parte di una collettività, e che questo comporta appunto vivere in una relazione fiduciaria con gli altri cittadini e con le istituzioni. Ecco, credo che proprio per questo libro sia utile per i cittadini, non solo per gli studiosi, sia utile per i cittadini, sia utile per le scuole, ecco, ancora prima che per i legislatori e gli amministratori, perché se non riusciamo in quest'opera pedagogica, insomma, di sforzarci sempre di più di convertire la mentalità a un senso di fiducia nei confronti degli altri, nei confronti delle istituzioni, insomma, poi avremo sempre una legislazione che rincorre coloro che cercano di eludere le regole, ma a questa cosa abbiamo capito che non si arriva da nessuna parte. Io vi ringrazio e mi scuso ancora per non essere più con voi. Grazie. Grazie mille. Arriva un applauso. Tommaso, allora, vuoi intanto rispondere a questo primo giro di considerazione di quello che dibattito? Cioè, se fai una rapida replica, poi abbiamo ancora 45 minuti, quindi io direi ce la facciamo, prego. Allora, grazie davvero, mi avete dedicato tempo e attenzione, quindi davvero apprezzo moltissimo la generosità con cui avete letto il libro e con cui... Spero vada meglio ora. Quindi davvero grazie per la generosità con cui avete dedicato il vostro tempo e la vostra attenzione a questo libro, e per averlo, come dire, preso sul serio dai vostri diversi punti di vista, insomma, di persone impegnate, di docenti, ma anche di cittadini che operano sulla scena pubblica. Rispondo rapidamente per
sfruttare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione su alcuni punti che mi sembrano diciamo più rilevanti dal punto di vista delle risposte che posso dare, perché poi avete detto tantissime cose che condivido, che sottoscrivo e che non mette conto ora che siano riprese. Allora, intanto la questione della fraternità e della solidarietà, terreno pericoloso, perché qui c'è il rischio che già richiamavo prima della predica, no? Ovviamente la fraternità sappiamo che cos'è, è un principio che viene dalla storia, no? da una vicenda storica molto precisa, che è stato anche messo in maniera più o meno esplicita o implicita anche dentro le Costituzioni. Esistono bei libri, per esempio, sul principio di fraternità nella nostra Costituzione italiana, e, per esempio quello di Filippo Pizzolato, che mi fa piacere richiamare. Quando si tira fuori il discorso della fraternità e della solidarietà, che è ritornato in tutti i vostri interventi, il rischio del mettersi su un piano meramente prescrittivo è alto, no? Come dire, dobbiamo, perché il valore della solidarietà, e così via. Questo, per esempio, secondo me è un po' quello che ha fatto anche Rodotà nel suo libro sulla solidarietà, cioè che è il vizio della cultura genericamente progressista, cioè aver visto la solidarietà. Ora non mi metto a distinguere solidarietà e fraternità perché non è il caso, però mettiamoli come sinonimi. Il rischio è che si ponga questo valore come un obiettivo da raggiungere, quindi come qualcosa di buono che noi dobbiamo perseguire e sui quali quindi dobbiamo indirizzare i nostri ordinamenti giuridici. Il tentativo che io ho cercato di fare in quelle due paginette che ho dedicato a questo tema, che sono veramente una pochissima cosa, ovviamente vanno nella direzione in cui andava un po' una considerazione di Emanuele Rossi, cioè l'idea è che nel diritto è implicito un elemento solidale. Perché è implicito? Perché è implicito l'elemento relazionale, cioè se io recupero quella dimensione che ho cercato di presentare inizialmente, che avete sottolineato tutti, la dimensione relazionale, se io dico guardate che la norma giuridica non è solo l'obbligo che lo Stato ci impone e al quale noi dobbiamo corrispondere, ma è innanzitutto una trama di relazioni tra diritti e doveri che nasce dalla norma, allora questo vuol dire che necessariamente c'è l'elemento solidale dentro il diritto, cioè quella solidarietà che Enza Pellecchia riprendeva richiamando anche la Bigliazzi-Geri, cioè quella che viene dal modo in cui dobbiamo adempiere ai nostri diritti e doveri. C'è una norma giuridica che mi chiede di fare delle cose, il che vuol dire che mi sta chiedendo, uso un'affermazione grossa che ho usato anche nel libro, di prendermi cura di quella relazione, quindi vuol dire non solo dei miei diritti ma anche degli altri. Tema che oggi non è stato toccato, ma che ovviamente emerge. E allora il diritto ingiusto, il diritto violento, quella norma giuridica che addirittura legalizza la schiavitù piuttosto che altre cose, non è diritto? No, è diritto, ma delle due dimensioni del diritto ne prende una e la totalizza. Il che vuol dire che si apre uno spazio proprio nel momento in cui il diritto positivo disconosce una delle sue dimensioni essenziali, che è quella della relazionalità, si apre lo spazio per il conflitto. Per quello richiamo Jhering. C'è una lotta per il diritto che riguarda innanzitutto la necessaria affermazione nel diritto di entrambe le sue dimensioni, no? Io ho usato l'espressione che viene da Margalit, cioè della società decente, no? Una società è tanto più decente quanto più favorisce certi tipi di rapporti fiduciari. È chiaro che è diritto anche il diritto ingiusto, ma è un diritto che si esercita esclusivamente attraverso il dominio e la violenza. Ecco perché a un certo punto, quando c'è una norma sommamente ingiusta che per esempio mi impone come funzionario dello Stato di prendere un altro essere umano e di metterlo su un treno per mandarlo ad Auschwitz, oppure di fare altre cose più vicine a noi e a noi più contemporanee, il senso di fiducia relazionale, solidale che c'è necessariamente nel diritto mi porta non più ad aspettarmi, se io sono colui che subisce l'applicazione di quella norma, mi porta ad aspettarmi non più l'adempimento ma l'inadempimento. E qui nasce lo spazio, no, della disubbidienza, l'obbligo della disubbidienza. Io su questo la penso come Guido Calogero,
sulla necessità che la disubbidienza in certi casi sia doverosa. Quando è che è doverosa? Proprio quando vediamo che il diritto disconosce una sua dimensione essenziale. Quindi recuperare sul piano teorico l'idea della relazionalità vuol dire recuperare la necessarietà della solidarietà nel diritto. Poi è chiaro che l'ordinamento giuridico concreto in certi casi la realizza meglio, in certi casi se ne allontana, ma intanto c'è un elemento, no, che richiama la relazione strutturale, quindi non solo un valore da raggiungere, direi, ma un valore innanzitutto da riconoscere, e tanto più lo applichi e lo sviluppi quanto più sai che è un elemento strutturale, cioè un elemento essenziale del diritto. Quindi non una cosa eventuale, un qualcosa che sì, auspichiamo che si possa raggiungere, ma che magari rischiamo anche di non raggiungere. Un diritto che disconosce completamente gli elementi della solidarietà e della chiamiamola anche fraternità, è un diritto che certamente si sposta totalmente sul lato della forza, dell'autorità, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda sia il tema della fraternità sia quello dell'ubbidienza e della disubbidienza, ma in realtà anche il tema della cooperazione e del conflitto. Certamente io ho dato molto poco spazio a questa idea del conflitto e sono d'accordo con Enza che il conflitto sia un elemento strutturale delle nostre società, delle dinamiche sociali in generale. Però anche qui forse la prospettiva relazionale ci può aiutare appunto a indirizzare il conflitto. Insomma, il tema della giustizia riparativa da questo punto di vista è davvero molto, molto, insomma, come dire, cruciale, ma anche esemplificativo, no? Allora il conflitto può essere un elemento che a volte di cui a volte dobbiamo fare tesoro, che non possiamo eliminare, non è detto che vada eliminato. Il conflitto può essere anche positivo e va appunto costruito dentro una cornice anche istituzionale che possa dargli la possibilità di svilupparsi, perché il conflitto permette la dinamica degli ordinamenti giuridici. Io in questo ho criticato tanto Machiavelli nel libro, mi dispiace perché io sono molto legato a Machiavelli come autore, ma certamente l'idea che il conflitto sia anche il sale e l'elemento dinamico della libertà e della nostra tenuta istituzionale, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. L'altro grande tema che avete toccato, sul quale Emanuele si è soffermato, ma insomma che era moltissimo presente anche nelle considerazioni più, diciamo così, tra virgolette, politiche anche di Stefano, riguarda il rapporto fra i cittadini e le istituzioni. Qui forse siamo su un tema più macro, un tema che io in realtà non ho toccato nel libro, anche se è tra quelli a cui ho accennato in qualche passaggio. È chiaro che qui c'è un rapporto fiduciario, forse ancora prima che su altri piani, no? Qui si tratta di capire di nuovo che tipo di ordinamento abbiamo. Allora, quali sono? Certamente possiamo dire quali sono gli ordinamenti migliori, no? da un punto di vista valutativo. Possiamo essere tutti d'accordo che gli ordinamenti giuridici migliori siano quelli che si fondano su uno stretto rapporto di fiducia, che alimentano la fiducia e sono capaci di coltivarla positivamente con i loro cittadini. Quindi laddove ci sia un riconoscimento pieno dei cittadini, anche se non può mai essere pienissimo, dei cittadini negli ordinamenti e nelle istituzioni. Però di nuovo sorge la domanda: ma allora gli ordinamenti dove invece questo non avviene non sono ordinamenti politici, non sono ordinamenti giuridici? Che tipo di ordinamenti sono? Funziona allo stesso modo che con le singole norme giuridiche, cioè se un ordinamento giuridico basa tutto il suo potere sull'effettività, sulla forza, sulla violenza, forse siamo all'estremo, no? Siamo su quel confine che permette di dire che a un certo punto un ordinamento smette di essere un ordinamento. Io in questo non ho, diciamo, timori di essere tacciato di giusnaturalismo. Un ordinamento giuridico che basa completamente il suo rapporto sulla paura, sul timore, sulla minaccia nei confronti dei cittadini, sulla minaccia sistemica, diciamo, e che non può
produrre, non può contare per niente su un minimo di fiducia e di consenso da parte dei cittadini, mi pare che non sia un ordinamento giuridico. Siamo qui su una questione che ha interessato i filosofi politici e giuridici da sempre, cioè cosa distingue una banda criminale da un ordinamento giuridico? Beh, insomma, anche se non vogliamo pensarla come tanti che dicono che è la giustizia l'elemento che li contraddistingue, gli ordinamenti giuridici, però sicuramente un ordinamento basato totalmente sulla violenza e sul dominio forse non è un ordinamento giuridico, forse i giuristi a questo potrebbero arrivarci. L'ordinamento giuridico presuppone una serie di altri caratteri. Due altre rapidissime questioni. La solidarietà forzata di cui parlava Emanuele Rossi. Sì e no, cioè qui entra di nuovo in gioco la doppia dinamica. Le tasse, ora magari non siamo, possiamo anche non dire che siamo felici quando paghiamo le tasse, però le si può pagare per senso del dovere e non solo perché si ha paura dell'accertamento e della sanzione e così via per tutte le altre cose. Cioè i doveri di solidarietà, come tutti gli altri doveri, implicano innanzitutto un riconoscimento da parte di colui che deve ottemperare a questi doveri. È chiaro che se questo riconoscimento non c'è, o se c'è invece addirittura la volontà di sfuggire ai doveri che abbiamo, nasce, o meglio, entra in gioco la necessità della sanzione, della forza, no? Della solidarietà forzata e così via. Tema cruciale è quello dell'amministrazione e della burocrazia che Emanuele Rossi ha toccato. Io prima ho detto, questo libro nasce da una vecchia volontà di scrivere una cosa sul machiavellismo giuridico, ma in realtà avrei dovuto aggiungere, nasce anche dalla mia esperienza di confronto con l'amministrazione universitaria, insomma, da quando ci lavoro e dalla mia sensazione che ogni volta che vai negli uffici amministrativi per fare qualcosa sei un criminale, cioè tu stai proponendo qualcosa che mi devi spiegare tu che non è qualcosa che non si debba fare o che non si possa fare. Allora questo è esperienza comune, come diceva Emanuele Rossi, ed è veramente la sensazione più terribile, è che è veramente uno spreco di risorse, cioè è contrario a qualunque principio di buona amministrazione questo modo che abbiamo noi di fare. Cioè io sono dipendente dell'università, mi paga lo stipendio, mi dà dei minimi fondi di ricerca e poi, nel mio caso magari potrebbe essere insignificante, ma in chi fa ricerche magari di tipo biologico, medico e così via, diventa una tortura, no? Impiegare i fondi di ricerca per comprare quello che serve per fare davvero la ricerca. Allora forse cambiare mentalità, passare ad un controllo a valle anziché a monte, superare tante stupidaggini burocratiche, forse ci può aiutare. Io poche settimane fa ho reso pubblico il programma che ho fatto per il nostro dottorato quest'anno. Ebbene, io per protesta quest'anno non ho invitato nessuno da fuori. Mi dispiace per i nostri dottorandi, si dovranno sorbire le lezioni dei docenti pisani, però io mi rifiuto di sottostare ad una procedura nella quale per invitare una persona che viene gratis a fare una lezione nel nostro dottorato tu devi fare 15 documenti prima e dopo, firmare una serie di carte, farti mandare la carta d'identità, il documento, il curriculum e tutta una serie di altre cose per fare quello che dobbiamo fare. Allora, o decidiamo di fare le cose in maniera un po' più intelligente, altrimenti se il compito è complicarsi la vita continuamente, forse in certi casi veramente si perde la voglia di farle le cose e si perde oltre a tantissimo tempo. Quindi hai voglia a discutere di semplificazione della pubblica amministrazione e di burocrazia se prima non fai questo passaggio? Ovviamente, chiudo, questo passaggio implica delle responsabilità e quindi fiducia, cioè implica che tu dici all'amministrativo, il quale ti dice io non posso che fare così, perché queste sono le regole, io non posso che importi questa procedura, modello un fiorino, no? Non a caso uso quell'esempio, cioè non guardi niente e ogni volta è chi è un fiorino, no? Allora io non posso che fare così, cambiare mentalità vuol dire
attribuire delle responsabilità agli uffici, eccetera, e anche a chi poi fa le cose come docenti, eccetera. Però se qui nessuno vuole assumersi responsabilità, allora forse insomma, non bisogna nemmeno pensare a fare quello che si vuole fare. Insomma, c'è un bisogno di un cambio di mentalità da questo punto di vista, e il libro, forse questo è l'aspetto più pratico del libro sul quale sognerei di poter incidere minimamente nella realtà, anche se non mi faccio ovviamente nessuna illusione. Grazie intanto. Grazie Tommaso. Allora, abbiamo un po' di tempo per un po' di domande o commenti dalla sala o eventualmente anche dalla chat. Prenotatevi nel caso e vi darò la parola. Ci sono domande per i nostri delatori, non soltanto ovviamente per Tommaso, prego. Mi sa che esatto, grazie. Se no non si sente purtroppo. Le raccogliamo magari Tommaso, no? Sì, sì. Ti fai fare tutte le domande? Sì, sì. Buongiorno, Leonardo Marchettoni. Innanzitutto ringrazio Tommaso e gli faccio i miei complimenti per il suo testo, veramente molto stimolante. Poi faccio tre brevi osservazioni. La prima osservazione, uno dei punti di partenza del testo di Tommaso è la critica del modello sfiduciario. Quindi in sostanza la critica del modello del gunman criticato da Arte, l'obbedienza alla norma per paura della sanzione. Tuttavia, io qui faccio una minima integrazione, accenno a un minimo percorso che potrebbe essere di integrazione a quello che dice Tommaso. La sanzione, dal mio punto di vista, ha un ruolo, in alcuni casi almeno, non solo negativo, ma anche costruttivo. La sanzione è uno degli elementi che conducono alla cooperazione. Alcune prospettive filosofiche, penso al neopragmatismo americano, ha sottolineato l'importanza delle sanzioni, non solo negative, ma anche delle sanzioni positive, proprio per costruire l'elemento orizzontale a cui Tommaso giustamente fa riferimento. Secondo punto, un altro cardine del testo di Tommaso è la discussione della dicotomia, una classica nella filosofia del diritto, tra regole e principi. Accosto a questa dicotomia un'altra dicotomia, anch'essa altrettanto risalente, cioè ancora più risalente, ancora più classica per così dire, quella tra governo degli uomini e governo delle leggi. La mia impressione è che la fiducia stia dalla parte del governo degli uomini. Come dalla lettura del testo di Tommaso sembra che la fiducia stia dalla parte dei principi piuttosto che da quella delle regole. Posso sollecitare una tua considerazione da questo punto di vista? Infine il terzo punto. Qual è il rapporto tra fiducia e complessità sociale? La mia impressione è che mano a mano che i fenomeni sociali diventano più complessi, si assottiglia il ruolo che la fiducia può svolgere nel tentare di governarli. Aumenta la necessità di una grande potenza di calcolo per la gestione di flussi, che sembra una potenza di calcolo che sembra in qualche modo preclusa all'affidamento verso la cooperazione orizzontale. Pensiamo per esempio al governo della pandemia. Non a caso gli stati del mondo che hanno avuto una risposta più efficiente sono stati gli stati del sud-est asiatico. Pensate per esempio il Giappone, 120 milioni di abitanti, ha avuto 20.000 morti. Molto meno in paragone, non c'è confronto con gli stati europei. La Corea del Sud, 60 milioni di abitanti, 8.000 morti. Singapore, che è una città di circa 5 milioni di abitanti, 900 morti.
Il caso più eclatante, tralasciando la Cina, è quello di Taiwan, che è un'isola densamente popolata di circa 20 milioni di abitanti, che ha avuto 800 morti, percentuali assolutamente irrisorie rispetto a quella che abbiamo visto in Europa. Chiaramente questi risultati sono stati possibili grazie a una grande cooperazione da parte dei cittadini, una grande disciplina nell'assoggettarsi alle regole che erano state consigliate. Però c'è anche un'altra faccia della medaglia, perché alcuni studi hanno messo in risalto come, per esempio, in Corea e Taiwan, i grandi risultati nel contenere la pandemia sono stati dovuti all'applicazione massiccia di forme di tracciamento molto invasive, tracciamento che fa riferimento agli spostamenti ricavati dall'uso del cellulare, quindi cose assolutamente improponibili in Europa. Pensate in Europa, in Italia, quanta discussione ha circondato l'introduzione dell'app immune, che poi si è rivelata un completo fiasco, un buco nell'acqua. Chiaramente l'implementazione di queste forme di contenimento non sarebbe stata nemmeno immaginabile nel contesto europeo, anche perché va a invadere un cardine del diritto occidentale, che è quello della privacy, che è stato ancora più mitizzato da alcune letture moderne. Quindi dal mio punto di vista, d'accordo l'elemento di cooperazione, l'elemento fiduciario, però in che modo questa cooperazione si appoggia o si dovrebbe appoggiare a forme di controllo che prescindono dalla obbedienza spontanea dei consociati? Bene, grazie. Grazie. Allora, c'era un altro intervento del professor Alberto Pirni, se non mi sbaglio. Prego, prego Alberto. Bravo Alberto, vieni qua. Grazie. Grazie a te. Grazie molte al professor Martinico, grazie al professor Greco. E Tommaso, io sto leggendo il libro e ricavandone tanta messe, insomma, e grazie ovviamente alle persone che hanno dato già così tanto contributo alla riflessione. Per me, io sono un filosofo, ma mi occupo di etica pubblica, quindi un filosofo morale, un filosofo politico, diciamo di discipline che richiamavamo fratellanza, diciamo sorelle o cugine con Tommaso, da questo punto di vista, e in particolare continuo a lavorare su questo stesso tema, e nel lavorare trovo alimento in questa davvero significativa percorso che ci hai consegnato al lettore, a ogni lettore, che mi aiuta a rievocare ancora una volta quello che i filosofi possono fare, cioè innanzitutto tirare fuori o riallestire domande. Allora la domanda è, e torna a essere, quale fiducia e di che sgranatura di fiducia stiamo parlando. Ora, in filosofia sociale in particolare, siamo soliti distinguere almeno tre tipologie di fiducia: la fiducia di base, la fiducia interpersonale, la fiducia sistemica. Non è questo il momento per parlarne più diffusamente. Credo che però, se ben ho colto da quello che sto leggendo e continuerò a fare, il cono di luce teoretica che il libro di Tommaso Greco lancia a tutti noi è un lavoro all'interno di quella che potremmo rubricare come fiducia sistemica, cioè quella che innanzitutto Niklas Luhmann ha messo a fattor comune. E questa è appunto la fiducia nelle e per le istituzioni. E ricordiamo quella famosa celebre passaggio che Luhmann ci pone: che cos'è la fiducia alla fine? È un dispositivo riduttore di complessità. Ce lo diceva bene l'intervento del professor Rossi poc'anzi. Cioè, quando io sono il cittadino e vado di fronte alla pubblica amministrazione, cosa trovo? Beh, trovo un formulario. Che cos'è quel formulario? È la prima manifestazione di fiducia che io devo fare, perché devo essere certo che sia stato costituito correttamente, che le leggi che ne fanno da sottostante normativo siano state opportunamente approvate, richiamate tutte quelle opportune, nessuna di più, nessuna di meno, e soprattutto vadano nella logica, nelle logiche della cosiddetta
tre E: efficienza, efficacia, economicità, se volete anche con la S, la semplificazione, eccetera, eccetera. Però questa cosa qui funziona, e funziona bene nei libri, nelle aule universitarie, in molti momenti, però anche benissimo la professoressa Pelleggia ci faceva notare che, ahimè, poi la società viaggia anche su altri binari, cioè che i conflitti come quelli che coloro i quali sono venuti questa mattina ospiti della scuola hanno avuto modo di vedere, che sono anche qui davanti, cioè conflitti o comunque emergenze di giusto dissenso, di giusta manifestazione di interessi che i nostri studenti, ad esempio, più giovani generazioni fanno, insomma, non è detto che a ciò si accontentino o con ciò si ritengano soddisfatti. Allora la domanda che faccio a me stesso, che continuo a fare a me stesso, ma che con l'occasione faccio anche a Tommaso, è: noi siamo grandiosi consumatori e utilizzatori di fiducia. Noi viviamo, il nostro operato quotidiano vive e vige dell'esercizio di fiducia che altri hanno prospettato di fronte a noi, no? Continuiamo a pensare che noi al semaforo ci fermiamo quando è rosso e partiamo quando è verde perché gli altri reagiscono, ci fidiamo che gli altri comprenderanno questo sistema di regole e così via. La domanda è: riusciamo a esserne produttori? E il diritto riesce a essere produttore di per sé di fiducia? Allora, sotto questo profilo, io credo che quella formulazione del formulario, appunto, dello sheet amministrativo che si trova davanti, possa in qualche modo anche innanzitutto incamerare apatia o sfiducia o disaffezione o tutto ciò che è contrastante con la solidarietà giuridica e civica. E allora forse per riprendere un filo, e ti lancio così una partenza per continuare a dialogare, io credo che allora tutta la risposta a quella prima domanda non stia dentro il cono di luce lanciato da Luhmann, cioè l'idea della fiducia sistemica, bensì forse in un altro cono di luce, lanciato questa volta da un altro filosofo e sociologo come Simmel, il quale ci ricordava e ci ricorda che poi fiducia e conoscenza non vanno sempre di pari passo. Ancora una volta mi riferisco a quello che diceva Emanuele Rossi: noi facciamo le norme, ma poi ci diceva dobbiamo dare ben comunicarle, ben darne conoscenze intorno a noi. Ma allora noi stiamo sollecitando la fiducia o la persuasione? E soprattutto ricordiamoci, forse dovremmo sempre continuare a ricordarci, che nel momento in cui io conosco una cosa, conosco una persona, ahimè, non ho bisogno di fidarmi. La conosco, non mi fido, non sto facendo nessun investimento. Io so perfettamente che il professor Tommaso Greco è un grandissimo professionista e studioso di diritto e di diritti che confinano con tante altre discipline. Non mi fido di lui, lo conosco. Mi fido di qualcun altro che potrebbe essere in questa stanza che non ho mai visto prima e rispetto al quale faccio un grande investimento. Questo però richiama l'altro cespite di fiducia, che è la fiducia interpersonale. Ora il tema è: il diritto riesce a contenere quella complessità che sta tra la fiducia sistemica e la fiducia interpersonale? Cioè riesce a ripersonalizzare la relazione, visto che di relazione anche tu nella tua replica parlavi, o la consegna, ahimè, a un già dato, già punto di partenza già acquisito ex ante, sul quale non dico ha smesso di riflettere, ma non può costitutivamente riflettere, e quindi forse il diritto basta a se stesso, ma non basta al tutto della fiducia, che invece è una dei motori non immobili ma necessari della sfida della convivenza che dobbiamo sempre di nuovo interpretare. Grazie Tommaso per questa occasione. Grazie Alberto, grazie al professor Pirni. Ci sono altre domande prima di dare la parola? Non so se Enza o Stefano, Emanuele, se vogliono aggiungere qualcosa prima di dare l'ultima parola a questo punto al nostro Tommaso. Prego, prego Stefano. No, io volevo dare solo una curiosità tecnica. Le regole del rapporto fiduciario nei vari paesi sono ispirate a una logica diversa. In alcuni casi bisogna dimostrare che c'è la fiducia, come nel nostro caso, in cui la fiducia è richiesta con i sì che battono i no. In altri paesi la fiducia è presunta e si contano solo i voti contrari.
per esempio in Portogallo, quando il governo va per la fiducia iniziale, si contano solo i voti contrari, e i voti contrari non devono essere la maggioranza assoluta, è quello che si chiama criterio negativo, maggioranza negativa, che consente la nascita di governi di minoranza che possono anche poggiare su maggioranze diverse a seconda dei temi. In alcuni paesi sono consentiti sia governi, c'è anche il doppio quorum, no? Per esempio in Germania il cancelliere può essere in prima istanza eletto a maggioranza assoluta, se non raggiunge la maggioranza assoluta c'è la maggioranza relativa e spetterebbe al Presidente della Repubblica, in questo caso che non è mai capitato, se accettare la nomina a maggioranza relativa oppure se sciogliere. Quindi nei rapporti agli organi costituzionali ci sono gradazioni diverse. È chiaro che quando si ritiene che ci siano situazioni complicate, potenzialmente si preferisce un criterio minimalista, cioè accettare maggioranze relative o che si debba dimostrare che non c'è la sfiducia. Dove invece si ritiene, a torto a ragione, che la situazione richieda una certificazione più chiara, allora si è più rigorosi e non c'è questa... Dico solo per curiosità, da curiosità di comparatistica. Grazie Stefano. E allora, se non ci sono altre domande, io lascerei appunto l'ultima battuta, le ultime battute a Tommaso. Prego. Allora, intanto mi devo scusare perché prima ho detto che ero l'unico filosofo del diritto qui dentro, invece c'è anche Leonardo Marchettoni, quindi siamo in due. Leonardo, che ringrazio di essere presente e per le domande stimolantissime. Vado rapidamente e schematicamente. Ruolo costruttivo della sanzione. Certamente sì, e io l'ho anche detto in qualche punto, anche se può essere un punto diciamo che crea qualche equivoco, perché io ho detto la sanzione, vabbè, innanzitutto io non mi sono mai sognato di negare anche l'imprescindibilità della presenza della sanzione nel diritto, dico solo che è un secondo momento, no? Fra l'altro io non ho applicato pari pari lo schema di Ferraioli. Ferraioli dice i diritti hanno due garanzie, non si possono pensare i diritti senza garanzie, ci sono garanzie primarie e garanzie secondarie. La garanzia primaria è la trama degli obblighi reciproci e la garanzia secondaria è la giurisdizione e così via. Poi Ferraioli, anche se nell'ultimissimo libro ha un po' aggiustato un po' il tiro, ma Ferraioli poi sposta però tutto sulla, cioè di fatto sposa l'antropologia pessimista di Hobbes, quindi concentra tutta il peso delle garanzie soprattutto nella seconda parte sulle garanzie secondarie. Quindi io non nego che ci siano e siano necessarie le garanzie secondarie, la sanzione, ma dico che c'è anche la garanzia primaria e che è forse anche più importante anche praticamente. E nego, e qui sì, rivendico la difesa di una antropologia anche positiva, non solo positiva, non ingenua, non illusa, diciamo, ma un'antropologia che tiene insieme il buono e il cattivo che c'è nell'uomo. Io ricordo sempre il Visconte dimezzato di Calvino. Ebbene, noi purtroppo applichiamo quel modello e lo applichiamo talmente tanto che quando vediamo che qualcuno fa le cose per bene, rispetta le regole, pensiamo sempre che ci sia comunque un secondo fine, una motivazione malvagia, diciamo così, anche nel suo adempimento. Io credo che invece possiamo considerare l'uomo nella sua complessità e tenere conto di entrambe le cose. La sanzione certamente serve, non credo che sia la motivazione fondamentale che spinge gli uomini e le donne a obbedire alle norme, ma ha una sua importanza e imprescindibilità. In certi casi è assolutamente determinante, per esempio nei casi in cui ci siano forti rapporti di dominio, dove il diritto interviene per riequilibrare, per contrastare alcune forme di violenza, il diritto, la sanzione è tutto, ed è lì che la sanzione ha sicuramente una funzione fiduciaria. Dove, che ne so, pensate ai rapporti di caporalato, pensate alle violenze domestiche, pensate a tanti
tanti altri ambiti, beh, lì il diritto deve intervenire, no, come una pala meccanica, come ci insegnava il maestro fiorentino Lombardi Vallauri, cioè lì deve intervenire con tutta la sua forza e a partire da quella che costruisce fiducia. Ovviamente il tema che anche hai richiamato in subordine, quello della compresenza di sanzioni positive e negative, ancora di più, no? Pensa a tutta l'importanza delle sanzioni positive in questa direzione. Questo è un tema che io avevo inizialmente trattato, ho scritto anche un paragrafo rifacendomi ovviamente al diritto promozionale, alle cose di Bobbio, però poi era una parte un po' troppo accademica, diciamo, del testo, e alla fine ho deciso di non inserirla, però è un elemento fondamentale, no? Questo della sanzione positiva e del diritto che stimola i comportamenti in una certa direzione anziché minacciare il comportamento contrario. Quindi sì, con le precisazioni che ho fatto. Domanda interessantissima sul piano teorico e pratico, anche la seconda, la questione di regole e principi. Certamente sì, io ho fatto questa operazione di mettere la fiducia da parte dei principi e non delle regole, senza nascondere però l'aspetto qui che ha a che fare molto col rapporto fra individui, fra persone, fra cittadini e istituzioni, che la precisione delle regole, no? La stabilità delle regole è un elemento della fiducia nelle istituzioni, però quando poi si devono prendere decisioni concrete, se noi impieghiamo solo ed esclusivamente il modello delle regole strette, modello un fiorino, quella più regola di quella non ce n'è, passi la linea, chi siete, quanti siete, cosa portate, un fiorino. Ma se applichiamo questo modello non funzionano molto bene le cose, non funzionano soprattutto con riguardo alla realtà che dobbiamo regolare, no? Perché in quel caso ora l'esempio ovviamente lo conoscete tutti, no? E quel poveraccio che ha la totale sfiducia dell'ordinamento, che anzi ha il compito di non guardare la realtà, perché lui non vede nemmeno che Troisi passa tre volte, a lui non gliene importa niente, non gliene deve importare niente, perché lui è stato messo lì per fare quel lavoro, ok? Allora, attribuire, invece allargare la norma attraverso le clausole generali, attraverso norme che sono più vicine ai principi o comunque che si allontanino dalla regola troppo precisa, aiuta la giustizia certamente, e certamente sposta in quella dicotomia che tu hai richiamato, sposta il potere dal governo della legge al governo degli uomini. E questo fa parte di quel discorso sulla responsabilità che facevo prima. Io sono un difensore del governo della legge, ho scritto su questo anche e rivendico questa idea, rivendico di stare da questa parte, no, del governo della legge. Però il governo della legge si può applicare in molti modi, a volte dando anche un pochino di margine di discrezionalità, che non vuol dire arbitrio, a chi deve decidere. Esempio, ordinamento universitario, appello riservato agli studenti lavoratori ad aprile e a novembre. Ovviamente possono fare quell'esame solo gli studenti lavoratori che abbiano avuto la certificazione dall'Ateneo, dal Dipartimento, che sono studenti lavoratori. Tutti noi e i colleghi qui presenti lo sanno benissimo, riceviamo decine di richieste da ragazzi che non sono studenti lavoratori e che vorrebbero fare l'esame ad aprile o a novembre, compresi quelli che ieri non hanno passato l'esame con me, pochissimi per fortuna, e che ora dovranno darlo a maggio. Posso venire ad aprile? No, perché la regola me lo impedisce. E se io dice, ma però poi magari si verbalizza, no, non si può verbalizzare dopo perché faccio un falso in atto pubblico. Però qui la regola mi costringe a rispondere esattamente come l'uomo del fiorino, perché io non posso distinguere tra colui che magari è rimasto indietro perché non ha passato l'esame, perché non aveva studiato bene, perché è stato sfortunato, e coloro che hanno avuto vere e proprie tragedie, che magari avrebbero necessità di avere un appello in più. La regola non me lo consente.
Allora, se per esempio la regola dell'università fosse, del regolamento didattico, dicesse che possono dare l'appello ad aprile e a novembre gli studenti lavoratori, poi in realtà la norma è stata allargata anche agli studenti genitori da un po' di tempo, e anche a coloro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà, faccio un esempio di formulazione della norma, è chiaro che è una norma che fa tremare i polsi, perché mi affido una responsabilità. E non a caso il regolamento non me la fida, perché non si fida di me, pensa che io poi faccia fare l'esame agli amici, ai figli degli amici, a chi mi sta simpatico, a chi è riuscito a convincere magari con le sue arti così di convinzione e retoriche. Certamente c'è il rischio, però è un rischio che non necessariamente sfocia nell'arbitrio. Benissimo, mi potrebbe essere richiesto a fine anno di mandare una relazione con i nomi e le giustificazioni per le quali io ho fatto fare esami a 3 studenti non lavoratori. Governo degli uomini, sì, ma dentro una cornice, no? Quindi è chiaro, questo vale a maggior ragione per i giudici. Quando i giudici hanno la possibilità di applicare le norme, di interpretarle in modo che vadano più verso l'equità, no? Che non verso una mera formalistica applicazione delle regole, gli attribuiamo un potere. È ovvio, è un governo degli uomini che però è iscritto dentro il governo della legge, ok? Terza questione, il ruolo della fiducia e la complessità sociale. Tu in realtà hai detto già tutto, però sicuramente la fiducia è uno strumento per governare la complessità. Cioè, una delle cose che noi dobbiamo, a mio parere, acquisire è che la realtà è complessa, e anche l'esempio che facevo prima sugli esami universitari voleva andare in questa direzione. La realtà è più complessa di quella che possiamo contenere nelle regole, e questo lo sanno tutti coloro che hanno studiato le regole e che magari hanno letto i libri di Schauer. La realtà è sempre più complessa, a volte possiamo semplificarla e va bene, otteniamo comunque dei risultati perché le regole ci aiutano molto a risolvere tante questioni, però a volte la semplificazione eccessiva rischia di produrre complicazioni più che soluzioni. Quindi la fiducia aiuta a rispondere alla complessità. Tu fai giustamente un esempio che abbiamo letto tutti e sappiamo che le cose sono andate in quel modo, però quella è una riduzione della complessità sociale che passa attraverso anche l'applicazione appunto di modelli telematici, di codici, eccetera, che non so quanto sia accettabile, come tu giustamente dicevi. Cioè, tu puoi anche ridurre la complessità e quindi utilizzare meno fiducia per... non ti serve lì la fiducia, ti serve un altro, ti servono i calcoli, però quanto siamo desiderosi e quanto possiamo accettare di andare in una direzione. Questo ha a che fare con una questione che è sempre in gioco quando stabiliamo norme giuridiche, cioè i valori dentro i quali queste norme si vanno poi a collocare. Quindi sicuramente c'è sempre una scelta che si fa da parte del legislatore, da parte di tutti coloro che applicano le norme, e si gioca sempre nell'equilibrio tra fiducia e sfiducia. In questo rispondo anche ad Alberto Pirni, che ringrazio per la domanda, per le domande e per le considerazioni. Direi c'è un gioco inevitabile che si realizza attraverso il diritto tra fiducia e sfiducia. Cioè, il diritto non è mai neutrale, così come non è mai puro, no? Il diritto fa sempre delle scelte su valori, interessi e così via, non è mai neutrale, e questo io l'ho detto un po' in un passaggio. Cioè, il diritto comunque influisce sulle relazioni fiduciarie o sfiduciarie, si tratta di capire nelle singole situazioni qual è l'equilibrio migliore, non solo dal punto di vista però dell'efficacia, ma anche dal punto di vista dei valori che vogliamo mettere in gioco. Quindi certamente sì, c'è un circolo che è o virtuoso o vizioso, no? Non c'è un qualcosa che si ferma. Se noi vogliamo che il circolo sia fiduciario, dobbiamo fare determinate cose. Se invece il circolo fiduciario ci spaventa oppure è complicato attuarlo, penso alla burocrazia per esempio, o non vogliamo attuarlo, allora dobbiamo essere consapevoli che lavoriamo ad un circolo che è quello della sfiducia e non
quello della fiducia, che in certi casi può funzionare meglio, io questo non voglio dire, però almeno essere consapevoli che quando facciamo delle scelte, quando costruiamo le regole, sono in gioco anche queste cose, questo ci può aiutare. L'ultima cosa, visto che questa questione del circolo vizioso e virtuoso mi permetteva, no, di rispondere ad alcune suggestioni di Alberto Pirni, l'ultima cosa, anzi ultimissime due velocissime cose, intanto quale fiducia è in gioco? Questo è il grande diciamo difetto del libro, perché riporta la fiducia nel titolo. E credo che anche molto impatto che il libro ha avuto e sta avendo sia dovuto più al termine fiducia che al termine diritto o legge, però manca una tematizzazione della fiducia. Cioè io questo tema lo butto lì in mezzo, ma in realtà non mi occupo di quale fiducia, di definire, di discutere i sociologi che sono occupati della fiducia, è più il sottofondo sul quale il libro è stato costruito. Per me questo è un libro di diritto più che un libro sulla fiducia, però questo è un tema che io necessariamente dovrò riprendere, perché questa questione ovviamente ritorna. Io direi che però dei tre modelli di fiducia, tre tipi di fiducia che tu hai richiamato, ora senza stare qui ad analizzare le varie questioni, siano un po' presenti e siano necessari un po' tutti. Quindi però su questo ora non faccio una risposta, non do una risposta analitica. Invece l'ultima questione riguarda quel passaggio che tu proponevi, no? Da Luhmann a Simmel, e quindi dalla fiducia alla conoscenza, no? Lo conosco. Ecco, qui si gioca forse però un passaggio che ci costringe ad uscire fuori dal diritto, cioè fin dove può arrivare il diritto, no? Questo è un tema sul quale io già ho fatto una serie di passi cercando di includere la relazione dentro il diritto, no? Qui faccio anche, come dire, autocritica, nel senso che vengo da una riflessione nella quale ho sempre contrapposto, o meglio, precedentemente contrapponevo il diritto al legame sociale, no? Il diritto è la sfera della immunizzazione delle relazioni, dei rapporti. Io ho sempre seguito con grande interesse e ho sposato totalmente le tesi di Roberto Esposito su questo, che però ultimamente è appena uscito un libro che si intitola Immunità comune, che è molto interessante anche per quanto riguarda il suo percorso, perché qui questa idea che il diritto è immunizzazione dei rapporti, quindi netta separazione dei soggetti, beh, con il fatto che l'immunità diventa comune mette in discussione, no, quella categoria. Però il tentativo che ho fatto in questo libro è cercare di allargare la sfera del diritto, facendo vedere che diritto e relazioni sociali non sono due cose contrapposte, no? Che il diritto occupa almeno in parte la dimensione relazionale, la dimensione della socialità, no? Non è che dove nasce la relazione e la socialità finisce il diritto, che è un po' quello che però molti pensano, no? Laddove entra la regola, impone una serie di cose, soprattutto si impone attraverso la sanzione, e quindi la relazione sparisce. Pensate anche all'intervento del diritto nelle relazioni familiari. E invece io credo che non sia così. Molta parte delle relazioni è all'interno del diritto, però il discorso della ripersonalizzazione, della conoscenza, no? Quindi di un rapporto pieno, no? Di un rapporto, come dire, caldo e pieno tra le persone, qui forse travalica, no? il discorso giuridico, si entra in altre sfere che sono quella etica, quella più sociale, insomma si può ragionare. Però tante volte il diritto fa tesoro di questo, ovviamente. Non so quanto sia un elemento strutturale, no? Un elemento che possiamo legare alla definizione stessa del diritto, però molto interessante come questione. Io mi fermo all'una e mezza precisa, ringraziando intanto tutti coloro che sono intervenuti, ringraziando Giuseppe Martinico e anche tutti voi che siete stati qui in presenza. Sono felice che abbiamo fatto in presenza, però insomma anche qualche amico ha potuto seguire da lontano, persino il collega, saluto in particolare Javier Anzuati, che da Madrid sarà stato felicissimo di aver sentito nominare il suo carissimo maestro Pese Sbarba. Grazie. Bene, grazie e buona giornata e buon fine settimana a tutti e a tutte. Grazie.